Bentornati su Camper Adventures, io sono sempre Marco ed è passato di nuovo un altro breve periodo di pausa. Colgo l'occasione perché siamo in breve vacanza per fare qualche video, per continuare soprattutto quello che ci eravamo detti nei video precedenti. Ah, abbiamo visto indicativamente come caricare la nostra batteria, quella che ho scelto io. In questo video particolare voglio parlare un'altra parte del mio impianto ed è la questione dell'inverter. Piccola sigla e poi ve ne parlo. Avevo accennato tutte le varie vari componenti che ho e ho installato di fatto un inverter che poi vi faccio vedere fisicamente, vi spiego le caratteristiche. Questo perché nella valutazione generale appunto era avere il tipo di batteria al litio che vi ho parlato nel video precedente, un po' l'inverter un po' per le esigenze, può essere un phone o quant'altro, un po' anche perché ho montato appunto un frigo casalingo, quindi a 220, anche quello farò un video dedicato al tipo di frigo che ho scelto. Invece per la parte inverter appunto per una serie di cose, noi per esempio raramente ci colleghiamo alla 220 volt, con un'autonomia di 280 per che la batteria riusciamo a fare molto anche appunto avendo il frigo. In questo preciso momento siamo in un campeggio dove non ho preso la corrente e abbiamo il frigo che sta girando, sole, caldo, siamo tutti e due in smart working, quindi abbiamo usato due portatili costantemente senza essere mai collegati alla 220 volt e abbiamo ad ora quasi il 90% della batteria. Quindi da quel punto di vista lì non, per fortuna non ci sono problemi. L'inverter che ho scelto è un inverter acquistato, probabilmente c'è anche su Amazon, cerco di lasciare il link sotto, ed è un inverter da 3 kW con spunto da 9. È un inverter che fa anche da caricabatterie, è impostabile con 2000 settaggi. Vi porto a far vedere più o meno dove l'ho incastrato e come è sistemato. Allora, vi faccio vedere subito dove l'ho posizionato. Spero si veda. Questo qua è il sedile dell'autista. Il mio è sempre un Ducato 244. Ho dovuto fare un po' di modifiche, un po' magari non puramente estetiche. Come vedete ho tolto la mascherina che c'era qua davanti. Questo è l'inverterone che, come vedete, finisce qui dietro ed è stato proprio montato qui sotto. Quindi, come vedete, da lì fino a qua. Qui dietro c'è la parte di impianto elettrico che poi magari un giorno la vediamo nel dettaglio. Lì rimane sempre quello che avevo montato come per regolatore di carica del pannello. Qui dentro c'è tutto il delirio di cavi e cavetti con due diciamo smistatori e quant'altro per tutto l'impianto 12 volt. Qui rimane il mio parallelatore per caricare la batteria e qui c'è una parte aggiuntiva che è la parte a 220 per l'inverter. Quello che vedete qui davanti è un filtro che io pulisco abitualmente, lo sostituisco perché la polvere è molta, soprattutto qua è il rischio che si vada a intasare di polvere. Cioè, difatti una volta ogni tanto do anche una passata di aria compressa in maniera leggera e togliere tutto quello che può essere la polvere che si può infilare. Cerco di farvi vedere solo un piccolo dettaglio e spero che si veda. Quello che c'è qua, questo qua è un display disimpolverato e qua ci sono tutta una serie di tastini. Ovviamente ha dei cavi di sezione molto grossa,
non l'ho installato io, l'ho fatto installare all'epoca sempre da Mattia, da chi mi ha seguito per la parte dell'impianto della batteria litio, appunto come dicevo, un 3 kW con spunto da 9, ha la possibilità di caricare qualsiasi tipo di fatto di batteria, perché come dicevo prima con i tastini e quant'altro è configurabile in varie modalità. Varie modalità per la litio, nel mio caso, ma come per tutte, e ha una ricarica massima fi di 75 A, che non è poco. Ricarica della batteria, quindi come dicevo prima funziona sia da caricabatterie che da inverter. Nella funzione di caricabatterie potete impostare e settare varie modalità, ma ripeto non entro nel dettaglio, ma direi che l'ho reputo un prodotto abbastanza completo. Io ormai lo utilizzo da un anno e l'ho messo anche abbastanza sotto torchio, l'ho provato in varie modalità. E come carica, appunto, dicevo fino a 75 A, ovviamente occhio perché, come in teoria, diciamo, tutti sanno, le colonnine spesso dove ci colleghiamo sono molto 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 limitate, quindi io l'ho impostato per esempio a 40 A. 40 A perché se no c'è il rischio che si stacchi la colonnina, che vada a saltare, che quindi ogni volta dobbiamo andare a riagganciarci. Ovviamente i 40 A sono a 12 volt, dobbiamo fare ovviamente la connessione poi ai 220 volt. Teniamo presente che anche io non posso dire di aver girato molto, però 600 watt potrebbe essere sicuramente un margine buono, ma appunto io sono stato anche un po' al di sotto, stando appunto sui 40 A che siamo intorno ai 500 watt. E quindi siamo in poco più di 2 A sull'utilizzo della 220, pienamente dentro, di solito almeno 2-3 A te li danno. Ho dovuto fare alcune modifiche sull'impianto, perché di fatto io ho preso l'impianto nativo, ho collegato direttamente, sono sempre sotto l'inverter, tanto l'inverter quando utilizzo il camper è acceso perché di fatto ho il frigorifero a compressore a 220, quindi è sempre acceso. E quindi io sono sempre collegato. L'unica cosa che cambia è stato configurato l'inverter, che appena io collego alla 220 lui parte e si mette anche sotto carica la batteria. Come inverter appunto ha una potenza importante, è comunque un inverter a onda pura, è un ottimo prodotto. Ovviamente ho cercato di informarmi un pochino online su chi aveva già utilizzato prodotti, questo tipo di prodotto qua, e tutti quanti in effetti ne parlano bene. Ovviamente ha un problema di peso, perché ha un peso importante anche di volume, ma io appunto, se penso al caricabatterie che avevo, che aveva la sua dimensione più un eventuale inverter comunque anche solo da 2000 watt nell'insieme della dimensione, sicuramente gli spazi sono più o meno quelli e il peso indicativamente rimaneva lo stesso. Il costo di questo tipo di inverter sinceramente è variato tantissimo nel tempo. Io l'ho pagato sotto i 300 euro se non ricordo male. Adesso sinceramente non saprei neanche con che cifra si è raggiunta. Sicuramente un ottimo appunto prodotto, mi trovo molto molto bene. Ovviamente ho cercato di puntare a un prodotto di, diciamo, qualità. Certo, ce ne sono di molto più cari, che sia Victron Energy o quant'altro, che costano molto di più. Questo ne costa appunto, l'avevo pagato quella cifra lì, ed è anche un po' molto importante per me, perché ci dipende il frigo, dipende da quell'inverter lì. Se per qualche motivo quell'inverter si stacca, si spegne, io ho il problema di non avere più il frigo funzionante. Un giorno, chissà, se trovo un qualcosa di interessante, o soprattutto economicamente parlando interessante, intenzione di tornare non a un trivalente, ma di mettere un sempre frigo compressore ma a 12 volt, in modo da avere l'inverter da accendere solo in caso di necessità. Tra le varie, c'è da tenere presente che un inverter, questo vale un po' per tutti quanti gli inverter, ha un consumo proprio solo nello stare acceso, quindi che di solito più o meno siamo intorno ai 2 A, 1 A e mezzo, 2 e mezzo in base al modello. E questo ne consuma circa 2, e più poi c'è una percentuale di conversione, quindi dalla 12 volt l'inverter inverte e converte la corrente a
a 220 volt. Questa funzione qua ha un consumo e questo consumo solitamente si aggiorna a girare intorno al 10% del consumo. Quindi se ho un utilizzatore che consuma 100 watt, in automatico quando lo utilizzo ne sto consumando 110. Ipoteticamente quelli un po' più prestazionali magari arrivano anche ad avere una percentuale non del 10 ma magari del 6, del 7, però quando, se non si va su prodotti estremamente di altissimo livello e qualità, più o meno quello è il consumo di conversione. Tra le varie piccole modifiche che ho fatto anche una modifica per comunque per avere il leddino come prima, che quando mi collego alla 220 mi viene segnalato, eccetera, eccetera, ma quelli sono sottigliezze. Sicuramente c'è da fare attenzione molto alla sezione dei cavi, perché non pensate di poter collegare un inverter da 2000-3000 watt, ovviamente con un utilizzatore, poi che sia anche solo un fan di 1500 watt o altro, con dei cavetti sottodimensionati, perché si potrebbero creare incidenti veramente gravi e spiacevoli che direi di evitare. Quindi piuttosto, se uno ha il dubbio se ha le competenze o meno, e quindi senza avventurarsi in una cosa così delicata, o farsi supportare da qualcuno o addirittura andare da un professionista e farselo fare direttamente come deve essere fatto, perché la sicurezza oltre al gas, comunque la corrente elettrica, anzi probabilmente ci sono molti problemi e incidenti a causa della corrente elettrica che non del gas. Non entro nel dettaglio del collegamento della 220 perché è una stazione veramente delicata, ci sono varie scuole di pensiero. Comunque sicuramente l'utilizzo più corretto e più sicuro è quello di sfruttare direttamente, solitamente l'inverter ha una presa in uscita, utilizzare solo esclusivamente quella presa lì, di solito con una presa a due poli o addirittura di quelle tedesche Schuko che entrano su un determinato modo, e si utilizza un utilizzatore, perché una volta che andiamo a incominciare a mettere ciabatte o prolunghe che poi si sdoppiano, triplicano, eccetera eccetera, si perde la sicurezza di quel prodotto lì. Appunto, ci sono varie scuole di pensiero in cui si deve montare il differenziale, non serve a niente, se invece lo installo in un determinato modo utilizzando il neutro eccetera ha una funzione, no, devi stare attento alla fase. Quindi non entro in questo dettaglio qua, non fatevi seguire da un professionista, che essendo un professionista si prende anche la responsabilità di fare un impianto elettrico che sia corretto e a norma. Finisce qui il video, era appunto l'integrazione ulteriore di un pezzo che è questo dell'inverter. Ovviamente non tutti ne hanno la necessità, io sono andato avanti per un bel po' senza inverter, poi ho deciso di fare tutta una serie di conversioni come ho fatto nei ragionamenti degli altri video, e la conclusione è stata questa qua. Vi saluto e ci vediamo al prossimo video, non so quale sarà, ma sicuramente parliamo del frigo e parliamo forse finalmente dei consumi del mio mezzo, in modo da farvi un esempio e fare in modo che anche voi possiate ragionare sui consumi e su che cosa puoi andare a comprare come capacità batterie, se ho necessità inverter, non inverter, eccetera, eccetera, eccetera. Ciao!